Nunzia Alessandra Schiliro, vicequestore aggiunto della Polizia di Stato, a capo della quarta sezione della squadra mobile di Roma per i reati sessuali nei confronti delle donne, dei minori e delle fasce protette. Che cosa è il femminicidio? Il femminicidio è un omicidio che viene compiuto nei confronti di una donna, ma non dobbiamo pensare che questo significhi l'omicidio di una donna vittima di incidente stradale, ad esempio. Sono omicidi particolari perché sono sempre preceduti da atti di violenza, denunciati o no che siano. E quindi quando parliamo di femminicidio, generalmente non parliamo mai di un raptus. Tendenzialmente, per esperienza, posso dire che non esiste l'uomo che si sveglia una mattina o, diciamo, il folle per strada che ammazza una donna. Magari ci saranno stati o ci saranno casi del genere, ma potremmo dire che sono le eccezioni che confermano le regole. Diciamo che sulla base appunto dei dati statistici e della nostra esperienza, noi sappiamo che tutte le donne che muoiono e che sono vittime della mano tendenzialmente appunto di un uomo sono donne che hanno subito uno stillicidio quotidiano di violenze fisiche, psicologiche, economiche e spesso anche sessuali. Ripeto, denunciate o no che siano. Perché c'è un'emergenza femminicidio? Perché se ne parla tanto? Perché sono state fatte delle leggi in proposito? Sì, per fortuna nel 2013 sono state fatte delle modifiche normative molto importanti, perché finalmente si è compresa la gravità di questo fenomeno. E sicuramente il femminicidio è un reato che c'è sempre stato, ma a differenza del passato oggi si comincia a parlarne, quindi è un problema culturale, è un problema sociale, è un problema che riguarda noi tutti come cittadini, perché evidentemente c'è qualcosa nella nostra cultura, nella nostra società che spinge a questo tipo di reati, e dobbiamo sempre tenere in considerazione il fatto che anche nei paesi del nord, nei paesi quindi del nord Europa fortemente evoluti, c'è un alto tasso di femminicidi, il che significa che questo tipo di reato e soprattutto i reati cosiddetti spia, sentinella, che precedono quasi sempre il femminicidio, sono reati cosiddetti trasversali, cioè non guardano al ceto sociale. Non dobbiamo pensare che il femminicidio avvenga, siamo a Roma, quindi a Torbella Monaca, per dire, nei quartieri diciamo più degradati. Non è affatto così. Il femminicidio può colpire qualunque ceto sociale, qualunque fascia di età, e questo è ancora più preoccupante. E la donna vittima di femminicidio non è soltanto la donna adulta, come spesso si può immaginare, ma sono anche le giovani adolescenti. Lei ha parlato di un problema culturale, che cosa intende? Intendo una cultura sicuramente maschilista, la cultura in cui noi donne spesso siamo cresciute, quella della sopportazione, quella per cui una donna al limite della sopportazione cerca e tenta e trova il coraggio di parlare, e davanti si trova tendenzialmente degli uomini che sminuiscono e che quindi dicono: ma tu cosa hai fatto per provocarlo, non ti sembra di esagerare, su, sopporta per i figli, oppure ma tu avevi la minigonna. Quante volte l'abbiamo sentito? Ecco, questa cultura fa sì che nella donna si crei un vero e proprio cortocircuito, e questo la fa chiudere ancora di più in un silenzio che è una sconfitta per noi tutti, perché quel silenzio porterà poi ad un nuovo reato. Grazie.